Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di un'applicazione in particolare per iPad e sto parlando di applicazioni vettoriali. La maggior parte delle persone si sofferma solo su applicazioni o programmi di cui se ne parla molto, quindi col tempo ovviamente parlandone molto sono riuscita a crearsi un nome. Ma dovete sapere che esistono delle applicazioni poco conosciute ma estremamente valide. Oggi voglio parlarvi di un'applicazione che uso su iPad. Questa applicazione ci permette di realizzare disegni in vettoriale. Questo per noi fashion designer significa realizzare dei disegni tecnici, dei fashion plot. La cosa meravigliosa di questa applicazione è che uno, gratuita, secondo, è un'applicazione veramente ottima. Ovviamente per coloro che non hanno la possibilità di affrontare una spesa mensile per ovvie ragioni, eccetera, non preoccupatevi perché esistono delle applicazioni gratuite. Ma oggi voglio parlarvi in particolare di un'applicazione completamente gratuita, non come tante applicazioni, perché se cercate ci sono molte applicazioni gratuite, ma il problema qual è? Molto spesso le app che troviamo gratuite, quando ci ritroviamo ad utilizzare l'app, siamo, diciamo, vincolati nel fare delle cose, perché poi scopriamo che per fare determinate cose dobbiamo pagare, e quindi ecco qui la fregatura. Oggi invece voglio parlarvi di Vectonator, che è un'applicazione che ci permette di disegnare in vettoriale completamente gratuita, ragazzi, e ve la consiglio veramente molto perché è veramente una buona applicazione. È un'applicazione abbastanza intuitiva, soprattutto per chi ha comunque una base di conoscenza di programmi vettoriali. Per chi invece è sempre stato abituato con Illustrator, posso assicurarvi che le icone e le azioni che si compiono ricordano molto Adobe Illustrator. Abbiamo la possibilità di trasformare il tracciato in qualsiasi momento con l'aiuto di alcuni strumenti, come lo strumento di selezione diretta e con l'aiuto delle dita. Le gesture sono molto importanti perché ci aiutano a direzionare bene le maniglie di ogni punto di ancoraggio e ci permettono di avere piena padronanza del tracciato. Bene ragazzi, io spero che questo primo video introduttivo su Vectonator vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto con un commento se volete altri video su questa app per il disegno digitale.
Se volete potete sostenermi mettendo like al video e iscrivendovi al canale. Inoltre potete supportarmi effettuando una donazione cliccando sul link in descrizione. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Il video termina qui, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!